Se ti si desse su una nuvola, non vedresti la linea di confine tra una nazione e l'altra, né la linea di divisione tra una fattoria all'altra. Peccato che tu non possa sedere su una nuvola. Queste sono le parole di Khalil Gibran. Da bambino andavo spesso in cima delle colline che circondano il mio villaggio, in Galilea. Ero più vicino alle nuvole e più lontano dalle città. E mi chiedevo se le colline potessero raccontarmi tutta la verità di ciò che è accaduto su questa terra. Ma mi sono accorto subito che forse ha poca importanza e che ogni giorno accade una verità da raccontare in Palestina. Ci sono gli uomini che soffrono e ci sono quelli che causano la sofferenza e che probabilmente un giorno hanno sofferto anche loro. Raccontare la verità serve a proteggere l'uomo dall'uomo. La mia è anche una responsabilità e speranza. Responsabilità di non odiare coloro che opprimono e speranza di vedere un futuro che include tutti gli esseri umani su una terra che rispecchia la prospettiva della nuvola. La Palestina. Storicamente questa è la Palestina. Guarda, si trova qua. Innanzitutto ci salutiamo. Ciao Balto. Ciao. Siamo qui oggi perché io avevo intenzione di fare un'intervista, soprattutto perché mi sembra giusto dopo quello che si è visto ultimamente sui social. Tutte quelle, diciamo, quelle foto, quei video così buttati lì, mi sembrava giusto fare un attimo un quadro di quella che è la situazione in Palestina e quello che è la situazione di un conflitto che in realtà, come mi hai detto, è quasi centenario, potremmo dire. È importante guardare alle situazioni, guardare ai problemi, ai conflitti con un occhio ovviamente di riguardo, soprattutto un occhio interno, e non guardare tutto da un filtro che è il filtro poi occidentalizzato, non occidentale della cosa. E quindi io avevo la necessità anche di, la volontà anche di farti parlare, di farti spiegare il motivo per cui c'è questa cosa e soprattutto il motivo per cui bisogna parlare della Palestina, bisogna parlare del conflitto e di quello che ha generato, le conseguenze che ha generato e qual è soprattutto l'influenza che l'Occidente ha nei confronti del conflitto palestinese, anche se non sempre. Quindi perché secondo te è necessario, importante parlare ancora della Palestina? Allora, prima ti ringrazio Francesca. Non è semplice, diciamo, chiedere informazioni sulla Palestina. Sempre dico che è un argomento reso complicato. Un argomento così semplice, così chiaro come il sole, ma è reso complicato. E a volte penso soltanto noi palestinesi conosciamo la verità. Ma poi penso, dico, anche gli israeliani conoscono la verità. L'unica differenza è che noi continuiamo a voler raccontare la verità, mentre gli israeliani, quando dico gli israeliani, non dico cittadini, ma il proprio governo e la propaganda che nasce da questo Stato, sa la verità, ma racconta la propaganda o racconta la propria versione sulla verità. Quindi è importante raccontare della Palestina esattamente come è importante raccontare di qualsiasi tragedia, sia individuale che di massa, perché persino la tragedia di una persona sola è la fine del mondo, secondo me. Quindi figuriamoci quando questa tragedia tocca un popolo, e lo tocca non per 5 o 10 anni, ma da più di 100 anni. Io ho avuto la fortuna e anche la sfortuna, tra virgolette, di nascere in quella terra molto complicata e piena di scontri, paradossi. Ma ad un certo punto volevo trasformarla in un punto di forza, no? Perché non potevo scegliere dove nascere. Ormai sono nato, ho vissuto e ora, da adolescente, da adulto, che cosa posso fare? Posso raccontare quello che ho vissuto, che ho visto, che continuo a vivere tuttora. E perché lo faccio? Posso dire semplicemente per amore verso la vita e verso la gente.
perché il mio sogno è che su quella terra, ad un certo punto, la gente può vivere in pace, convivenza, armonia, al di là del colore, della cittadinanza, dell'appartenenza religiosa, etnica. Allora, partiamo dal principio, perché quando ci siamo visti la prima volta ti ho chiesto banalmente: raccontami la storia. Io sono un ignorante totale, nel senso che a scuola purtroppo di conflitti medio orientali, o comunque in generale che non escano, che escano fuori dal confine europeo, non se ne parla, a meno che non riguardino l'America. Quindi ricominciamo dal principio, se te la senti. Quindi, com'è successo? Che cosa è successo? Che poi sarebbe al Nakba. Io ho seguito il libro che mi hai prestato, che tra l'altro consiglio, quello di Susanna Bulawa, Ogni mattina Jenin, soprattutto qual è la responsabilità delle grandi potenze coloniali al riguardo, qual è stata la loro importanza, ecco, a livello negativo nel conflitto e nel genocidio. Ottimo. Ecco, non è una domanda facile. Io, ecco, mi baso su una cosa. Aspetta. Allora, diciamo che lei divide il libro nel al-Nakba, che sarebbe la catastrofe, quindi più o meno parte dagli anni 40 in realtà, quindi narra la storia di questo personaggio che, sì, lei lo definisce come fittizio, ma in realtà è effettivamente la storia di qualsiasi ragazza palestinese che ha vissuto in quel tempo. E poi al-Naqsa, che sarebbe appunto il disastro degli anni 60, più o meno anni 60, fino al 67. E c'è un passo in cui praticamente un soldato israeliano, come esempio della, diciamo, di quello che può succedere al ribelle, no? A chi si ribella al sistema, fa delle violenze ai bambini, a un bambino. E l'autrice, la protagonista, dice: durante quella settimana vedo parole familiari infrangersi come cristallo e riassemblarsi in spiriti maligni che artigliano la mente, lacerandola. Esempio non era che un bruscolino. L'avevo sentita e pronunciata un'infinità di volte, per esempio. Questa parola così insignificante e banale invade i giorni felici della mia infanzia e ruba il ricordo delle partite a calcio insieme al piccolo Jamal, che ora gli ebrei trasformano in un esempio davanti ai miei occhi. Guardo la vita stillare dallo squarcio di proiettile di un esempio di 16 anni e mi stupisco di come cose normalmente innocue come le parole possono diventare crudeli e spietate per rispondere alla sete di potere a dispetto della ragione o della storia. La domanda di tutti: com'è che è nata la questione palestinese? Com'è che è nato questo conflitto? Sì, infatti non è che esplode conflitto. Tipo Big Bang, infatti. Innanzitutto bisogna... Allora, ora io sto pensando a coloro che mi stanno ascoltando e dico... Hanno ragioni, perché mi devono credere? Io nel mio racconto cerco di dare voce alla roccia, all'albero, che erano testimoni di quello che è accaduto. Forse non sono diverso dall'albero o da un animale, forse l'unica differenza è che la mia specie, l'Homo sapiens, ha raggiunto una certa conoscenza, coscienza, ha sviluppato un linguaggio. Questo linguaggio in comune ci ha dato la conoscenza, la scienza, e eccoci adesso. La specie più evoluta è la specie più arrogante, è la specie che può commettere dei danni con la consapevolezza. Quindi voglio condannare questa specie, la specie umana, e dico semplicemente: quello che è successo su quella terra è un abuso di potere. Quindi coloro che avevano il potere, coloro che avevano i soldi, l'appoggio del mondo, hanno commesso tutto quello che hanno commesso per poter vivere facile, per poter vivere alle spese degli altri. Forse sto raccontando qualsiasi conflitto, qualsiasi sì. guerra, qualsiasi male che è successo sul pianeta Terra. E quindi, come inizio da 120 anni fa, ad esempio, nel 1900. Nel 1900 si chiamava Palestina. Nella Palestina
abitavano, vivevano musulmani, cristiani, ebrei, con queste percentuali. Quasi 80% musulmani, il 15-18% cristiani e il 2-3% ebrei, ma tutti erano palestinesi, tutti parlavano l'arabo e tutti abitavano insieme in una convivenza normale, come qualsiasi convivenza all'epoca, che comprende anche crisi, che comprende anche, non lo so, lite, come può succedere, sì, certo, ovunque. Mm. Ma non si è parlato mai di scontro o di guerra santa, come piace, diciamo, ad alcuni paesi occidentali descrivere la nostra storia e basta, così per dare un titolo e finiamola lì. Quelli lì sono pazzi, litigano per religioni, e noi che abbiamo messo la religione alle nostre spalle siamo più evolute di loro. Mi dispiace smentirla, non si parla di una guerra santa, non si parla di una guerra tra una religione e l'altra, perché la Palestina, ma anche il mondo arabo, dà tantissimi esempi della convivenza tra le religioni. Ad esempio, adesso in tutto il mondo arabo vive tuttora la comunità ebrea, ma persino in Iran, il paese più temuto, diciamo, dall'Israele o dagli ebrei, come raccontano, tuttora oggi vive una comunità ebrea che conta 10.000 ebrei, e loro si definiscono ebrei persiani che vivono, parlano il persiano, praticano la loro religione nelle sinagoghe che esistono lì da migliaia di anni e continuano tuttora. In Palestina la stessa cosa. Quello che è successo in quel momento, nel 1900, ma anche anni prima, in Europa c'era una cosa che si chiama il populismo europeo, dove ogni paese ha fatto vedere poca tolleranza nei confronti delle minoranze che vengono considerate strane, diciamo. E gli ebrei erano una di queste minoranze, infatti hanno subito fino all'apice, che era dal nazismo, dal fascismo, Shoah, l'olocausto, dove alla fine della seconda guerra mondiale persero la vita 6 milioni di ebrei. E quindi gli ebrei in quell'epoca hanno già iniziato a programmare come salvarsi, e si è formato un movimento ideologico che si chiama il sionismo, un movimento creato da personaggi ebrei, ma non erano religiosi, avevano soltanto uno sguardo ideologico, economico e politico. Erano personaggi influenti, molto potenti nell'Europa, e ognuno aveva degli agganci nel governo dove abitava, perché questi qui abitavano in tutta l'Europa, e quindi il loro programma era di immigrare verso la terra promessa. Promessa da chi? Da Dio. Quando? 3.000 anni fa. Che bello. Però in quella terra abitava un altro popolo, un popolo che abitava lì da tutta la storia dell'umanità. Questo popolo, il popolo palestinese, un giorno erano i Fenici, un giorno erano ebrei, un giorno erano cristiani, oggi la maggioranza sono musulmani, però quel popolo vive lì. Il suo DNA dimostra che quel popolo è di quella terra, e anche gli ebrei palestinesi sono di quella terra. Ma quello che è successo dal 1900 fino al 1930, gli ebrei dell'Europa hanno creato, organizzato della migrazione immensa verso la terra palestinese, e arrivavano ad occupare il 35% della popolazione palestinese. Lì i palestinesi hanno notato che c'è qualcosa di sbagliato, di anomalo in questa immigrazione, ci stanno occupando per caso, e si sono rivolti a tutto il mondo, alla Società delle Nazioni, il precursore delle Nazioni Unite. Nessuna risposta, anzi, con i giorni che passano, l'appoggio degli ebrei che arrivavano in Palestina, io da quel punto preferisco definirle sionisti, non ebrei, sì, sì. Perché i palestinesi con gli ebrei non hanno nulla. Ma anche con perché i sionisti, gli ebrei effettivamente non si ritengono partecipi di questa, sì, di questo modo di interagire, comunque questo modo di affermarsi in una terra che effettivamente
non è la loro storicamente. E non lo è. Quindi. Sì, in tutto il mondo. È una giusta divisione, insomma. È vero, in tutto il mondo ora ci sono circa 16 milioni di ebrei. In Israele vivono 6 milioni di ebrei. Quindi quasi un terzo degli ebrei del mondo vive in Israele. E il fatto che vivano in Israele vuol dire che hanno indossato questa ideologia che si chiama il sionismo, e in una maniera consapevole partecipano a ciò che fa il governo israeliano. Quando dico governo israeliano dico il governo di estrema destra. Dicano all'Israele che è l'unica democrazia del Medio Oriente, però chi vive lì sa che quel governo è fatto soltanto di una ideologia unica. Ci sono tanti partiti in Israele, quindi partecipano alla vita democratica nelle elezioni, però hanno la stessa mentalità, la mentalità sionista. Quindi purtroppo in Israele non si può parlare di democrazia, perché la democrazia, quella definizione bella della democrazia dove la maggioranza prende cura della minoranza, in Israele no, la maggioranza in una cattiveria immensa, una arroganza, con le mani, la propria propaganda, potere economico, militare, opprime e uccide gradualmente un altro popolo, dove il 20% della popolazione israeliana sono palestinesi di origini, che sono rimasti nella parte occupata a causa dell'occupazione della propria terra. E io sono uno di loro, posso affermare, e non so come faccio ad affermare, quale esempio devo dare, però io dalla mia nascita fino ad adesso non ho mai sentito di essere un cittadino come gli altri su quella terra. La discriminazione ha delle sfumature a volte che non riusciamo a raccontarle, perché nella vita quotidiana, in qualsiasi dettaglio, dall'abitazione al campo da calcio dove andiamo a giocare, alla montagna dove andiamo a giocare, ai viaggi che vogliamo fare, in ogni dettaglio della nostra vita c'è la presenza dell'occupazione. Esempi, ad esempio, fa parte della cultura palestinese dei contadini che vanno in montagna per raccogliere alcune erbe che utilizzano nella propria cucina, come lo za'atar, il timo, dal quale c'è un piatto molto famoso che è lo za'atar. E quindi c'erano dei periodi in cui lo Stato di Israele ha messo il divieto alla raccolta dello za'atar. Non è per altro. Se non per quello. Sì. Se non per questo. E quindi c'è un'invasione sulla nostra vita da questa entità occupante. Come faccio veramente a raccontarlo quello che è successo lì? Semplicemente con questi dettagli. Che ad un certo punto la Palestina era dei palestinesi, dopo 30, 40, 50 anni è diventata per il 60% uno stato israeliano per gli ebrei. Fu subito riconosciuta dalla maggior parte dei paesi, subito. Forse un motivo c'è. I paesi europei volevano pulirsi la coscienza dopo tutto quello che hanno commesso nei confronti degli ebrei. Quindi hanno trovato la soluzione, però questa soluzione è stata pagata da coloro che non c'entrano, i palestinesi, e pagano tuttora con il proprio sangue. È l'evento più grande che tu l'hai nominato, la Nakba. La Nakba è un termine, posso tradurlo letteralmente, sì, vuol dire la catastrofe, però dal punto di vista emotivo non si può raccontarlo, perché dentro queste lettere c'è una tragedia di un popolo che comprende tantissime tragedie personali. Abbiamo sempre solo una prospettiva, che è quella che ci viene offerta appunto dai media che ci bombardano la testa di idee, di nozioni, di notizie. Anzi, ultimamente sembra quasi che sia importante fare notizia anche sbagliando i termini. Allora, la domanda che mi è venuta spontanea è:
abbiamo veramente bisogno del disastro, cioè arrivare dopo 100 anni prima di riuscire a fare qualcosa. È una domanda così, è sì. Una domanda di riflessione, non è... Sì, sì. Allora, secondo me quello che è successo, e io mi riferisco sempre ai social, perché queste lotte... Sì. Verso queste questioni di ingiustizia furono grazie, diciamo, alla globalizzazione, quindi questo grido è diventato internazionale. Iniziamo con i diritti della donna, ovviamente all'inizio dell'internet si è portato avanti nonostante che è nato più da 100 anni, ma tuttora non è colmato il gap tra donne e uomini. E poi più avanti, diciamo, fu anche il grido della comunità LGBT più. È tuttora, diciamo, non è finito. E poi dopo un po' anche, diciamo, Black Lives Matter pure si è portato avanti, ha avuto, diciamo, dei passi verso l'avanti. Quindi ad un certo punto anche la questione palestinese, grazie ai video girati da, diciamo, dai giovani, ci sono dei video molto crudeli dove, sì, dove ci sono giovani fucilati per la strada, case bombardate, bambini sotto le macerie. Poi ad un certo punto il mondo non ha potuto essere ipocrita. I palestinesi non hanno mai perso per ragione o per verità, hanno perso soltanto perché non hanno i metodi di raccontare, non hanno la forza e il potere di raccontare questa verità. Quindi la maggior parte del tempo, quando chiedono che cosa possiamo fare per la Palestina, abbiamo bisogno di solidarietà per raccontare la nostra storia, perché il fenomeno dell'Israele è un fenomeno che ha a che fare con la colonizzazione, o possiamo chiamarlo neocolonizzazione, perché quello che è successo o quello che ha continuato l'Israele è simile a quello che hanno fatto gli imperi europei quasi in tutto il mondo nella colonizzazione. E quindi uno dei motivi per non parlare per la Palestina o a favore dei palestinesi è quello per non scoprire il passato dell'Europa. E quindi l'Israele è un fenomeno di colonizzazione voluto, appoggiato, finanziato e dato dai paesi europei, e dico soprattutto la Gran Bretagna, perché alla fine della Prima Guerra Mondiale, quando l'Impero Ottomano è stato sconfitto, il Medio Oriente è rimasto una terra libera, come l'hanno definita, una torre da dividere tra i francesi e i britannici. Così la Palestina è rimasta nelle mani dei britannici. Agli ebrei dell'Europa fu promessa la terra per costruire uno stato loro, e infatti il progetto era fatto in segreto, i palestinesi non sapevano nulla. Nel frattempo davano il benvenuto agli immigrati ebrei che arrivavano dall'olocausto, dal maltrattamento, e hanno iniziato a vivere insieme ai palestinesi. Ma con il passare del tempo, quando gli ebrei hanno visto che sono ora più forti, più armati, più finanziati e hanno tutto il potere di occupare quella terra, l'hanno fatto nel 1948. E l'hanno fatto non in una maniera diplomatica o in una maniera pacifica, l'hanno fatto con violenza. Così nel 1948 hanno dichiarato, loro dicono, indipendenza dello Stato di Israele, ma indipendenza da che cosa? Hanno formato uno Stato sulla terra palestinese, sul 60% della terra palestinese. E questo Stato è in una metastasi continua, perché ora giace sul 90% della terra palestinese, nonostante che i palestinesi sono un po' di più. Sì, perché poi era anche abbastanza impari, come, considerando che arrivavano con armi, ovviamente finanziati, fortemente finanziati dalle... Sì. Trovavano un luogo invece in cui le armi non c'erano, quindi è abbastanza facile, diciamo... No, i palestinesi erano già disarmati dall'esercito britannico. Quindi. C'era anche, diciamo, una campagna di arresti da parte dell'esercito britannico, di individuare, tra virgolette, i ribelli. Ovviamente tutte queste informazioni furono trasferite ai sionisti. Cioè, tutta l'informazione che la Gran Bretagna ha raccolto sulla popolazione della Palestina, sulla terra,
qualsiasi informazione possibile è stata data agli ebrei. Erano molto, ma molto più forti, organizzate dal punto di vista militare e logistico, non soltanto dei palestinesi, ma anche dagli arabi che abitavano attorno alla Palestina. Qua raccontano che era una guerra dove tutti gli arabi odiavano, volevano uccidere gli ebrei, ma semplicemente erano dei sionisti venuti dall'Europa, armati, finanziati, che hanno occupato la Palestina e non hanno pensato due volte di espandere questo attacco anche ai paesi arabi vicini. Tutti noi sappiamo che la notizia è controllata da coloro che hanno più potere, che hanno più soldi, che possano pagare più soldi, possano esercitare il ricatto economico, tecnologico. Qua ho sentito tutte le storie, tutte le menzogne possibili, e a me mi bastavano gli occhi, a me mi bastavano a volte la nonna o uno scrittore locale che ha scritto quello che è accaduto di smentire tutto. Al secondo anno, quando ho iniziato a fare questi argomenti di politica, poi in realtà non sono di politica, per noi sono questioni di umanità, sono questioni di vita o morte nel nostro caso, quindi io odio definirle di politica, dove gli altri ti dicono no, a me non piace parlare di politica e se ne vanno via. Invece noi siamo costretti. E mi ricordo c'era una ragazza di un paese europeo, non italiana. Ovviamente, diciamo, lei ha studiato a scuola la storia degli ebrei, quindi era carica già prima di sentirmi. E una volta che abbiamo iniziato il discorso, lei non ha fatto altro che sgridarle, perché ha osato chiedere il diritto dei palestinesi. E io non potevo risponderla. Ho iniziato ad imparare in una maniera ossessiva la lingua italiana, perché per me era sopravvivenza. Se devo vivere in Italia, devo sentire ogni giorno una domanda provocante da parte di persone che sono costrette ad essere ignoranti in materia. E poi i palestinesi in esilio, in tutto il mondo quasi, e ognuno parla più di due o tre lingue. Questo ci sta aiutando ora, soprattutto con i social, di raccontare la nostra storia quasi a tutto il mondo. E io penso gli anni a venire saranno, diciamo, una svolta nel racconto della Palestina. Perché poi ovviamente anche i bambini israeliani sono educati all'odio. Ti racconto un po' sulla società israeliana, perché persino la persona più consapevole nel mondo, se viene esercitato un lavaggio di cervello adesso, si può cambiarlo definitivamente. C'è un taglio ai rapporti sociali palestinesi e questo non è a caso. Divide et impera. È una politica molto antica, esercitata tuttora. Quindi come mai i palestinesi non riescono ad avere un proprio Stato? Per questo, perché sono divisi dagli israeliani, non soltanto geograficamente, ma anche socialmente, ma anche politicamente. Ora forse sale in mente perché tutto questo, perché tutto questo? La risposta c'è, perché gli israeliani hanno formato uno Stato sulla terra palestinese dal nulla. E loro, per poter continuare, hanno bisogno di silenziare coloro che gridano la verità. Esattamente come un ladro che ha rubato una cosa, per proteggerla, ha bisogno di comportarsi ladro tutta la sua vita e ha bisogno di uccidere i testimoni. È quello che fa l'Israele. In tutto ciò io non ho mai odiato. A volte pensano, quando un palestinese grida forte il suo diritto, pensano per odio, ma non odia. Infatti negli ultimi eventi i palestinesi scendevano in strada per chiedere la libertà per la Palestina, invece gli israeliani hanno gridato morte agli arabi. Sì. Qua, in questo dettaglio piccolo, c'è tutta la verità. Come fai? Ah, lo bagni. Sì, però ho mai fatto con il vino. Ora così. Sentiva? Sì, sì.
Volevo assaggiare il vino, sì. C'è un altro nome della keffia che si dice shimar, che vuol dire copre capo, e quindi è utilizzato praticamente da tutti gli arabi. Quello palestinese è di color bianco-nero, i colori della semplicità, che sono caratteristiche del contadino palestinese che lo indossavano quando lavoravano la terra. Le origini della keffia nel Medio Oriente risalgono alla Mesopotamia. È stata indossata dai sumeri babilonesi e continua tuttora. Negli anni 20-30, quando i palestinesi, per chiedere il loro diritto alla terra, combattevano contro, diciamo, i gruppi sionisti, ma anche contro i soldati dell'esercito britannico, quindi coprivano il volto per non farsi riconoscere. E da lì la keffia ha preso questo simbolo della lotta per la libertà. C'era un periodo negli anni 30 che il governo britannico in Palestina ha messo un divieto sul indossare la keffia. Hanno iniziato ad indossarlo tutti quanti per proprio esprimere una unione e una risposta. La keffia palestinese ha dei simboli. Vediamo innanzitutto le foglie di olivo, che sono rappresentano la forza, la resilienza, la perseveranza. Poi la rete da pesca. La rete da pesca rappresentano il legame del pescatore palestinese con il mare Mediterraneo. Poi troviamo anche le strisce in grassetto, che sono le rotte commerciali che attraversavano la Palestina, che hanno una lunga, ricca storia di mercante, di viaggio e di cultura. Continuiamo a vederla in ogni piazza, in ogni manifestazione nel mondo, perché ha preso il significato della lotta per i diritti, per la giustizia e per la libertà. Non è soltanto un abito da indossare, è un significato.